Cesare Battisti non è solo un simbolo per Trento, per il Trentino, ma anche per l'Italia, perché è l'uomo che ha raccontato, se volete, attraverso la sua breve vita, tutte le contraddizioni e anche le forze di questo territorio di confine, austro-ungarico ma fortemente italiano. Lui che era stato deputato a Vienna e che però si era sempre battuto per la minoranza italiana dentro l'impero austro-ungarico. Lui che aveva scelto di arruolarsi con gli alpini, durante la Prima Guerra Mondiale. Lui che infatti venne condannato a morte per alto tradimento, venne processato, il tribunale allora era il Castello del Buonconsiglio, venne prima processato e poi impiccato. Lui chiese di essere fucilato come facevano i militari in divisa, ma decisero invece per l'impiccagione, per farlo non solo soffrire di più, ma anche di fatto per consentire a tutta la gente di vedere quello che stava accadendo. Addirittura è stato impiccato due volte, perché la prima volta la corda non era fissata bene, per cui si divertirono anche purtroppo le persone che vollero la sua morte. Però Cesare Battisti non è mai morto in realtà, perché i suoi ideali hanno vinto, l'Italia è tornata in questo territorio da molto tempo, grazie anche a lui, e tutto quello che lui fece, tutto quello che lui scrisse, perché è stato anche un grande giornalista, ha fondato dei giornali in Trentino, era l'epoca in cui lui lavorava accanto a Benito Mussolini, Alcide De Gasperi, perché in Trentino c'era un grande movimento dal punto di vista intellettuale in quel periodo. Ecco, i suoi ideali, prima socialisti, poi italiani, vivono ancora. È interessante anche ricordare che fra le tante cose, lui aveva studiato davvero un po' di tutto, era anche geografo, e a lui si deve una scoperta di cui ancora si parla, cioè l'idea che il Trentino sia una specie di farfalla, per cui guardandolo dall'alto sia una farfalla, e la farfalla è diventata poi per lungo tempo il simbolo proprio del marketing di questo territorio. La cosa più bella che ci lascia Battisti è però qualcosa che va al di là, perché spesso è stata strumentalizzata la sua immagine. Il fascismo voleva costruire il Monumento alla Vittoria dedicandolo a lui, a Bolzano, invece la moglie si oppose, per cui resta solo un busto di Battisti in quel monumento. C'è anche un monumento sopra Trento, che ogni giorno è un mausoleo, che ogni giorno ci ricorda quest'uomo che si è battuto non solo per i suoi ideali, ma per i nostri ideali. Thank you.